Fratelli e sorelle bianconeri, salve a tutti. E vi dico subito che i giornali di oggi, i titoli dei giornali di oggi, mi fanno pensare che la tanto agognata rivoluzione nel mondo Juve forse avverrà di fatto. Giornali che riportano l'interesse concreto di Giuntoli per Zaccagni, della Lazio in scadenza nel 2025, dopo aver opzionato pare Felipe Anderson in scadenza nel prossimo giugno. E se veramente ci sarà il colpo Felipe Anderson e Zaccagni, a costo contenuto, perché ripeto, Zaccagni va in scadenza tra 18 mesi, a sto punto è possibile innanzitutto che vadano via quell'obbrobrio di figlio d'arte di UEA e poi Chiesa. Magari riusciamo a fare cassa con Chiesa, che francamente forse ci siamo seccati un po' tutti di aspettarlo. Ma problemi fisici, psicologici forse più di tutti. È chiaro che se è vero che la Juve prenderà due giocatori così offensivi sulle fasce, due attaccanti esterni, mi fa pensare che forse la tanto agognata rivoluzione avverrà di fatto. Ragazzi, giocatori non adatti completamente al 3-5-2, oramai Allegriano. Giocatori da 4-3-3, da 4-2-3-1, giocatori molto offensivi. Non certo per il 3-5-2. Non sono giocatori da far giocare a tutta fascia. E allora forse, ragazzi, ci siamo. Anche perché io credo che Giuntoli si sia trovato di fronte a un matrimonio forzato, giusto? Si è trovato in casa Allegri, blindatissimo da questo contratto, e ha dovuto fare di necessità virtù, senza investire ovviamente, giusto? Senza poter investire un centesimo. E innanzitutto forse si vedono i primi acquisti di Giuntoli, i primi acquisti di Giuntoli, anzi, a proposito, non sarebbero i primi acquisti di Giuntoli, il primo acquisto vero e proprio di Giuntoli è Alcaraz, o Alcaraz, diciamo la pronuncia giusta per favore, che ci sono le maestrine che mi correggono nei commenti, le maestrine, dobbiamo dire Alcaraz, d'ora in poi diremo Rabiot. Sì, facciamo contenti le maestrine, grazie comunque per la correzione. E comunque, Alcaraz è il primo vero acquisto di Giuntoli. Perché UEA è un acquisto di manna. Cambiaso era già della Juve. Dunque, Giuntoli fa il primo acquisto. E praticamente non viene mai messo in campo, neanche quando stiamo perdendo in casa, manco come mossa della disperazione. Ricordiamolo, lo ha ricordato Bargigia l'altro giorno, ricordiamolo però che c'è una famosa clausola che praticamente impone alla Juve di far mettere presenze su presenze ad Alcaraz. Perché se la Juve non fa giocare ad Alcaraz un certo numero di presenze, la Juve paga pure una penale. Ragazzi, a questo punto è fatta apposta. È una guerra Allegri-Giuntoli. Perché per quanto possa essere masochista un allenatore, non può non mettere un giocatore che costa pure non metterlo. C'è la clausola da pagare se non fa un certo numero di presenze. E tu preferisci mettere Cerri. Persino Nicolò Siviglia, che ha giocato solamente quando c'era tutta la squadra fuori. Nicolò Siviglia pur di non mettere Alcaraz e pagare i soldi della penale. È una guerra Allegri-Giuntoli, è una guerra, una lotta a scacchi, non lo so. Io francamente ho difeso Allegri, ho difeso l'alchimia che si era creata attorno a questa squadra, il gruppo. E ripeto e ribadisco, ci ho messo la faccia per difendere il beccamorto. Ho finito, basta. Quando il vaso è colmo, mi sono rotto le palle, mi sono rotto le palle, mi sono rotto i coglioni. Questo beccamorto ha scartavetrato i coglioni, letteralmente scartavetrato i miei coglioni. Basta, queste guerre intestine. Mi fa pensare però che se veramente verranno Zaccagni, Felipe Anderson, sta gente offensiva, forse ci sarà il tanto agognato addio a sto cazzo di 3-5-2.
E ribadisco, Thiago Motta piace a tutti. Spettacolo unito al pragmatismo. Un misto di spettacolo e pragmatismo. Forse l'ideale per non rincorrere i nuovi Zeman, i nuovi Manfredi. Per questo c'è la paura di gente come De Zerbi, troppo rivoluzionario. Forse Thiago Motta è il mix giusto che serve alla Juve. Ragazzi, un'ultima cosa, non dimenticatevi che la prossima settimana c'è l'appuntamento, lo snodo chiave per la Juve per i prossimi anni. Perché ribadisco, la Juve non può spendere un centesimo, la proprietà non metterà un centesimo fino a giugno 2025. Dunque bisogna fare cassa per comprare qualcuno. Devi vendere Chiesa o Solé. Per prendere Kop Meners, non so, devi fare cassa, perché fino al giugno 2025 non possiamo mettere un centesimo sul mercato. Snodo importantissimo sarà il Mondiale del 2025. Oltre alla nuova Champions ci saranno i soldini del Mondiale, se lo faremo, ma lo faremo solamente a una condizione, che il Napoli esca agli ottavi con il Barcellona. Fondamentale. Ragazzi, questa partita è più fondamentale di Merdazzurri contro l'Atletico Madrid. Forza Atletico sicuramente, però è più importante per noi Napoli-Barcellona. Un Barcellona disastrato, un Barcellona che prende 5 gol da tutti, pieno di ragazzini, ma deve eliminare il Napoli. Perché se il Barcellona elimina il Napoli, noi faremo il mondiale per club e sono altri soldini e prestigio solamente e prestigio sicuramente, oltre che soldini. Ragazzi, il mondiale lo voglio fare non per vincerlo con questa squadra scassata, ovviamente, ma per il prestigio. Andranno due squadre per nazione. E l'Inter già qualificata, il Milan si è tirato fuori con quell'eliminazione. Sono rimaste Juve e Napoli. Il Napoli ci supererà andando ai quarti di finale. Perciò forza Barcellona, signori. Forza Barcellona, è importantissimo fare questo mondiale per club, per prestigio e per dindini che ci servono come il pane. Ragazzi, mi raccomando, ce la dobbiamo fare, supereremo anche questo momento, fino alla fine.